in un momento cruciale, di fronte all'imminente sfida contro il Salisburgo, in cui sia capitano Lautaro che il vice capitano Barella rischiano di perdere la squadra, un nuovo colpo di scena appare come una potenziale sorpresa, concentrandosi sulla fascia della squadra nerazzurra. Questa inversione di tendenza può essere direttamente collegata alla prestazione di Alessandro Bastoni, giovane talento di 24 anni che, nonostante la giovane età, ha già accumulato una preziosa esperienza sul campo. Iscriviti e metti mi piace per non perdere le prossime novità. Da segnalare che a Bastoni, mancino di origini italiane, spetta il compito di correggere un errore commesso nell'ultima trasferta dell'Inter in competizioni europee. Era a San Sebastian, quando il suo errore si è concluso con un gol per i baschi, che avrebbe potuto complicare il percorso del club in Champions League. Questa situazione è stata ampiamente riportata dalla celebre Gazzetta dello Sport. Ora, di fronte all'imminente duello contro il Salisburgo, l'attenzione è tutta su Bastoni, che ha l'occasione di riscattarsi e dimostrare la sua capacità di apprendere ed evolvere. I tifosi interisti attendono con ansia la prestazione di questo talentuoso difensore, sperando che possa fare la differenza e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nelle competizioni europee. Per quanto riguarda capitan Lautaro e vice capitano Barella, la cui presenza in partita è a rischio, la squadra nerazzurra dovrà fare i conti con la possibile assenza di due dei suoi giocatori più influenti. Ciò rappresenta un'ulteriore sfida per l'allenatore e la squadra, che dovranno trovare soluzioni creative e strategie alternative per superare questa avversità. Tuttavia, il percorso dell'Inter in Champions League è pieno di momenti impegnativi e la squadra ha più volte dimostrato la propria capacità di superare gli ostacoli. In questo contesto, l'eventuale assenza di Lautaro e Barella può essere vista come un'opportunità per altri giocatori di brillare e dimostrare il proprio valore, contribuendo alla forza collettiva della squadra. La partita contro il Salisburgo si preannuncia un test importante per l'Inter, e i tifosi sono ansiosi di vedere come la squadra affronterà questa sfida. Nonostante le avversità, la passione e il sostegno dei tifosi nerazzurri rimangono incrollabili e la speranza è che la squadra dimostri la sua resilienza e determinazione nel perseguire il successo della Champions League. Ora vorremmo sapere la tua opinione su questa notizia e come vedi la situazione dell'Inter di fronte alla sfida contro il Salisburgo. Crede che senza Lautaro e Barella l'Inter batterà il Salisburgo? Lascia la tua opinione nei commenti. E forza Inter!